Insomma, sorridenti, scherzosi, allegri, pronti a fare questa campagna elettorale, riconoscendo tante facce, tanti volti, tante storie diverse. Lasciatemene salutare una, potrei salutarne tante. C'è una persona che all'ultima campagna elettorale non era con noi perché era sulla posizione del no, ma sono davvero entusiasta, felice e orgoglioso di vedere in prima fila qui l'ex presidente dell'ANPI di Firenze, Silvano Sarti. Bentornato Silvano, sono felice che questa battaglia si possa fare insieme, sono davvero orgoglioso di vederti lì. Sarti, autore di una celeberrima battuta, quando io vinsi le primarie nel 2009, disse, un anno, ti avevo detto che correre mi ha di vincere, e disse, scusa Silvano, ho sbagliato, non succederà. Sei contento che ti ha citato Renzi? Renzi mi ha citato perché non c'è stata mai occasione di non condividere i problemi. Semmai qualche volta non gli ho dato ragione. Ma ti eri preoccupato quando voleva cambiare la Costituzione un po'? Sì, perché lui pensava che fosse una Costituzione da riformare. La nostra Costituzione, se tu intendi metterci le mani, la stravolgi, ma non la riforma nessun governo. E quindi qui è come se... Ma Renzi è una barriera contro il fascismo che dilaga in questo paese? Questo non c'è dubbio. Chi mette in dubbio la fermezza e astuzia di questo aspetto approfitta di una cosa che è veramente non vera. Allora, Rosa Maria Di Giorgi, Rosa Maria Staccato. Allora, Di Giorgi, si mi chiamano tutti De Giorgi, Di Giorgi, Rosa Maria. Allora, anno di nascita? Via 11855. Che rapporto c'è tra il Partito Democratico e l'ANPI? Ma ottimo per quanto mi riguarda. Credo che ci siano state un po' di incomprensioni su alcune dichiarazioni mal interpretate di qualche esponente del mio partito. Noi siamo profondamente antifascisti e stiamo tantissimi di noi nell'ANPI, quindi sgombrerei completamente il campo da queste che non esito a chiamare totali illazioni. A qualcuno però magari a volte le prese di posizione dell'ANPI che ovviamente si inserisce nel dibattito pubblico, vedi il referendum dell'anno scorso, a qualcuno magari hanno fatto storcere il naso del partito, non lo so. No, quello che c'entra, quella è una particolare questione, quella del referendum. L'ANPI ha ritenuto di volersi schierare con coloro che volevano mantenere così com'era la parte della Costituzione, che non era certamente quella legata ai principi e quindi quella che interessa tutti. Però diciamo, nel dibattito politico ci sta tutto. Prima ha fatto riferimento ad alcune dichiarazioni degli esponenti del Partito Democratico, credo che si riferisse soprattutto all'ultima uscita di Sguanci, il quale disse quella frase un po' confusa sui 20 anni mussoliniani. Sì, lì non c'entra niente, non c'entra, lì è una sensibilità e forse delle parole dette senza troppo pensare da una persona che invece io conosco e che è profondamente antifascista. Quindi... Anche Sguanci in 20 anni ha fatto cose buone. No, ne ha fatte moltissime buone ed è una bravissima persona.